Il Portogallo ci ha offerto viste spettacolari sull'oceano, un bagno in un lago meraviglioso in cui tra l'altro Grace ha potuto provare il suo SUP, best regalo ever, e tramonti mozzafiato su spiagge paradisiache. Nei primi giorni però abbiamo anche sofferto un caldo anomalo per il clima portoghese, secco e afoso. E purtroppo le conseguenze per questo caldo sono state devastanti. Tutto inizia la sera in cui decidiamo di spostarci dalla costa sud in Algarve per iniziare a muoverci verso il nord per avvicinarci a Lisbona. Dopo aver passato diversi giorni a sud, sull'oceano, avevamo deciso di muoverci nell'entroterra per iniziare a fare un paio di tappe prima di raggiungere le grandi città. E la sera in cui decidemmo di iniziare a spostarci, Grace trovò online la notizia di un incendio proprio nelle vicinanze della nostra prossima tappa. Decidemmo comunque di avvicinarci per capire un po' di più di che entità si trattasse. Più ci avvicinavamo verso la nostra prossima tappa e più iniziavamo a vedere camionette dei pompieri ovunque. Ricordo questa immagine molto nitida nella mia testa in cui davanti a una pompa di benzina c'erano tantissimi mezzi dei vigili del fuoco a rifornirsi per poi tornare a combattere l'incendio. Le notizie erano ancora poche, non riuscivamo ancora a capire quanto grande fosse, ma la percezione è che fosse davvero qualcosa di immenso. Perciò decidemmo di sostare in una zona tranquilla e aspettare di sapere più notizie. Ricordo che però quella sera a cena vedevo continuamente passare dei mezzi a sirene spiegate e quando mi voltai all'orizzonte c'era un profilo di fuoco che infiammava le foreste, quindi non molto lontano da dove eravamo noi il fuoco imperversava. Quella notte non dormii perché ero costantemente in allerta con l'idea di non sapere quanto in realtà lontano fosse e ricordo che a un certo punto mi svegliai perché dall'oblò del van entrava odore di fumo e questa cosa devo dire che mi spaventò abbastanza. La mattina dopo ci spostammo in un camping distanziandoci un po' dalla zona dell'epicentro dell'incendio e capimmo che sempre di più questo incendio stava coinvolgendo le zone limitrofe e che nonostante la resistenza dei vigili del fuoco comunque l'incendio era difficile da domare. Passati due giorni la situazione sembrava essere sotto controllo e quindi decidemmo di ripartire per andare verso il nord. Ora, io ho sempre abitato in una zona comunque abbastanza wild, in campagna, vicino ai boschi e alle foreste e mi è capitato negli anni di vedere magari sulle montagne vicino a me dei piccoli incendi o dei piccoli roghi, ma niente mai di eclatante, niente mai che non fosse sotto il controllo o che in qualche ora non fosse risolto. Prima di partire però per questo viaggio ricordo che ai miei amici di Palermo, città tra l'altro nella quale sono appena stato, è capitata una cosa simile e sta capitando spesso anche in Italia, altrove, di dover fare i conti con incendi devastanti. A Palermo addirittura era quasi intorno alla città e perciò le persone non riuscivano ad uscire e so che ci sono stati davvero dei momenti di terrore, di panico. Io però un incendio da vicino non l'ho mai visto e per quanto possa essere una persona empatica, vivere davvero un dramma come questo cambia la percezione delle cose. Quindi quel giorno, quando decidemmo di spostarci, a un certo punto, dopo una curva, ci trovammo in una zona completamente devastata dal fuoco. Ricordo che c'erano ancora dei piccoli cumuli di cenere, alberi completamente devastati dal fuoco. Non esisteva più un sottobosco e anche se gli alberi erano rimasti in piedi, in realtà erano completamente carbonizzati. Davvero uno scenario apocalittico che mi ha lasciato senza fiato perché quando ti trovi davanti a questa immensità inanime, davvero rimani senza parole. Proseguendo per la strada, più ci addentravamo e più questa devastazione ci circondava. Finché a un certo punto ho chiesto a Grace di fermarsi, sono sceso e ho voluto camminare per avere del tempo per riflettere e per vedere più da vicino questa situazione. Mentre camminavo, ovunque c'era cenere e ad ogni passo alzavo nuvole di cenere. Ho provato a toccare alcuni rami perché pensavo che magari avessero potuto resistere e invece si spezzavano sotto le mie dita. Erano tutte totalmente carbonizzate e questo per ettari e ettari. Ho letto che questo incendio ha devastato circa 8.400 ettari di foresta. Ed è difficile affrontare momenti come questo. Anche perché da una parte c'era la mia emozionalità e dall'altra a un certo punto ho sentito l'esigenza, il bisogno di fare ciò che sono capace di fare, cioè le fotografie. E non volevo farle per me, volevo farle per in qualche modo cercare di portare un messaggio nei limiti delle mie possibilità. E quindi se volete un po' di medesimarmi nel ruolo del reporter. E io trovo che sia sempre difficile e complesso, no? Perché da una parte c'è il tuo sentimento nei riguardi di quello che stai vedendo e dall'altra c'è il tuo occhio professionale che invece deve essere molto lucido, molto capace di leggere la scena e di
saperla raccontare al meglio. Devo dire che io in generale non ho mai molto amato fare le fotografie di paesaggi e davanti a questo tipo di paesaggio ero ancora più sgomento, non sapevo davvero come muovermi né cosa fare. Ho comunque iniziato a scattare un po' di fotografie e quello che sentivo è che tutto era piatto, tutto perdeva tridimensionalità, tutto sembrava uguale, ripetitivo, senza più contrasti, senza più colori. Ed è per questo che poi le fotografie sono molto flat in questo senso. Ma sentivo che forse questo era il primo step e ancora non riuscivo a dire quello che volevo dire. Non riuscivo a creare un'immagine che davvero potesse fermarti e far riflettere. Ho fatto le mie foto. Sono salito sul van e ho ripreso a guidare. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora di macchina all'interno di questo scenario devastato, facciamo una curva, tutto sembra tornato alla normalità, istantaneamente. Da un punto all'altro tutto sembrava nuovo, tutto sembrava bello, tutto sembrava verde, tutto era così. Ma la cosa che mi ha davvero lasciato sconvolto è che pochi minuti prima a piedi avevi davanti uno scenario devastato e pochi passi dopo uno scenario verde, ridente e rigoglioso. Perciò mentre proseguivo nel percorso ho avuto un'intuizione, ho fermato il van, sono sceso, ho preso la mia macchina e ho iniziato a scattare delle fotografie. L'idea era questa, tanto semplice quanto secondo me efficace per quello che io volevo dire. Visto che questa dicotomia a me aveva davvero fatto molto riflettere, ho pensato che potesse essere interessante costruire dei dittici e quindi ho creato queste foto. Quindi mettendo insieme queste foto, un po' come se fossero dei prima e dopo, mettendo in modo così evidente a confronto due scenari così completamente diversi, ecco che quel pugno allo stomaco che io ho sentito quando ho vissuto questo cambio repentino di paesaggio, l'ho in parte risentito riguardando poi queste fotografie. Non so fin dove arrivi questo lavoro e che valore possa avere, ma quello che spero è che anche poche persone, guardando queste fotografie, si possano fermare a riflettere sull'impatto che stiamo avendo sul mondo, che è fatto da tante piccole azioni di cui tutti noi siamo parte, nessuno responsabile, ma in realtà tutti lo siamo quotidianamente, e che magari possa arrivare quell'emozionalità che io stesso ho avuto e provato quando mi sono trovato davanti a un evento così sconvolgente come mai l'avevo vissuto prima. Non è facile, è un'emozione grande, lo so, ma ho provato attraverso una riflessione a cercare di portare un lavoro che fosse più in linea possibile con quello che io sentivo. Chiaramente io non sono né la persona adatta né la persona migliore per poter parlare di cambiamento climatico e di tutti i fatti annessi e connessi. Certo è che davanti a eventi così grandi qualche riflessione in più la fai. Vi lascio qui sotto in descrizione dei link ad alcuni video che ho trovato molto interessanti sull'argomento, di persone, di testate che sicuramente riescono ad affrontare questo enorme argomento molto molto meglio di me. E l'unica cosa che mi sento di dire è che anche se ci sentiamo piccoli e anche se pensiamo di essere una goccia nell'oceano, è vero, probabilmente lo siamo, ma questa goccia nell'oceano in qualche modo anche minimo può fare una differenza. Ed è di questa differenza che il mondo ha bisogno. Ciao.